dei protagonisti della Trading Week, in questo momento, appunto in questo slot di diretta, è Pietro Pacello, che saluto. Pietro, buongiorno e bentrovato. Buongiorno Manuele, buongiorno a tutti voi. Allora, continuiamo con il nostro slogan Top Traders in Action. Naturalmente noi vi seguiamo sui vostri canali, poi abbiamo la fortuna di avervi qui da noi, quindi settimanalmente ci dite la vostra, però insomma ancora di più in questo spazio. Mercati e strategie, tra un po' arriviamo alla panoramica tua dei mercati. Prima però ti chiedo un paio di regole d'oro per il trading, cioè per chi fa trading e soprattutto per chi vuole iniziare a fare trading, quali metteresti in pole position? Ma molto banalmente sul fronte gestione del rischio, stop loss sempre in macchina, evidentemente, so che a pochi piacciono, e mai mediare, se si media un'operazione perché è sbagliata. Quindi è già di per sé la negazione di un errore iniziale. Invece con lo stop loss ci si tira fuori, si salva capitale economico e psicologico e si pensa alla prossima. Il trading è fatto di tante operazioni e non di singoli successi o insuccessi. Bisogna imparare a decontestualizzare il trading e a spostarlo su una fascia statistica più ampia. Sì. Quindi non osservare il breve, ma osservare il proprio cammino, darsi dei voti nel medio-lungo termine, sulla continuità delle operazioni. Okay. Sul fronte invece operativo, lo sapete, sono un fanatico dell'analisi tecnica di base, supporti, resistenze, pullback e divergenze. Secondo me non vi serve altro, purché evidentemente approcciate questo tipo di dinamica di lettura dei mercati con convinzione e con preparazione. Quindi non andate a far trading complicato, il trading complicato serve solo a chi lo vende. Il trading è semplice, siamo noi che tendiamo a complicarlo, a volte anche per opportunismo. Ok, bene Pietro, ci appuntiamo anche queste regole d'oro. Allora ti chiedo come vedi i mercati mese di luglio. Oggi nello specifico si attendono i verbali della Fed, ancora le banche centrali insomma che muovono le redini dei mercati, lo faranno probabilmente ancora per un po', insomma facciamo una panoramica generale. Ma mi sembra che vada fatto un distinguo fra mercati fra virgolette tradizionali, quindi listini tradizionali, se dovessi parlare dell'America, fra Dow Jones e Nasdaq. Sì. La parte tradizionale, quindi il Dow Jones, un po' come anche l'Italia, evidentemente ha meno brillantezza, perché l'industria tradizionale, complice anche la stagionalità, tende un attimino a rallentare, a decelerare. Anche gli ultimi dati macro dalla Germania confermano questa chiave di lettura. Viceversa, sì. Evidentemente tutto ciò che è fruibile online, tecnologia e via dicendo, quindi tutto il settore tecnologico continua probabilmente a beneficiare invece del contesto di estivo, teoricamente. Questo crea una sorta di flight to quality, quindi una rotazione più che settoriale a livello di indici fra il settore tradizionale e il settore tecnologico. Ieri si è visto peraltro molto bene. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto che la tecnologia, in una questione di selezione attenta delle operazioni, cosiddetto stock picking, possa ancora guidare le danze, e viceversa sono molto ma molto meno propositivo, favorevole teoricamente sui listini tradizionali, quindi mi aspetto una correzione abbastanza blanda, nessun crollo per ora, sul Dow Jones, sul nostro FTSE MIB, sulla stessa Francoforte. Mi aspetto delle prese di beneficio, o se preferisce Manuela, sì, in affiancamento a delle prese di beneficio la mancanza di nuova liquidità. Non ci sono investitori pronti oggi a caricare sul mercato, quindi chi c'è sta pensando di uscire e godersi le vacanze, chi andrà a fare investimenti significativi lo farà nella nuova programmazione, e gli anni finanziari nascono a settembre e finiscono a settembre. Un'area neutrale in cui mi aspetto, appunto, anche guardando un po' i grafici dell'indice, un po' di prese di beneficio sul settore tradizionale. Beh sì, insomma, notoriamente poi in estate i volumi sono sicuramente sottili, quindi di conseguenza, cioè, è dovuto al fatto che si aspetta a investire evidentemente quando riprende la stagione. Ma la debolezza di cui parlavi sul nostro indice, per esempio, la leghi anche al comparto bancario, che in questo momento si sta mostrando un po' in sofferenza, almeno poi nella seduta di ieri abbiamo visto questo, ma è legato anche a questo elemento? Ma sicuramente sì, ne abbiamo parlato spesso. Milano ha goduto anche di una rara, eccezionale fase di overperformance, che era strettamente connessa appunto al risico bancario, ma il risico oramai è acclarato, anzi dovranno venire fuori coloro che tirano fuori i soldi per comprare queste polpette avvelenate, Montepaschi e Company. Quindi io non credo che da lì avremo grandi news. Il settore oil ed energia ha, fra virgolette, beneficiato di per sé
e direi anche in maniera abbastanza brillante, di questo fortissimo e violentissimo recupero del petrolio, che Sì. comunque è un recupero che oramai potremmo dire buona parte del cammino lo ha percorso, quindi no, attenzione alle decelerazioni del petrolio, e quindi da quell'altro settore strategico del piazza affari c'è poco da attendersi. L'industriale puro, l'ho appena detto, secondo me è oggetto di prese di beneficio, almeno negli Stati Uniti, e spostamento sul tecnologico. Cosa rimane a piazza affari? Noi tecnologia non ne abbiamo. Rimane Sì, solo l'abile appunto. guida di Mario Draghi, che probabilmente andrà a beneficio di qualche azienda, ma anche quello è stock picking, no? E soprattutto si vedrà probabilmente un po' con il tempo. Quindi nel breve non vedo temi onestamente da cavalcare su Piazza Affari, il che mi fa pensare che come non li vedo io, non li vedano altri e potrebbero partire delle fasi di monetizzazione. Ok, allora facciamo così Pietro, poi naturalmente lasciamo anche spazio alle domande dei nostri telespettatori e il numero in sovrimpressione è quello che vi serve per comunicare con noi, così posso girare le vostre domande a Pietro Pacello. Ma visto che siamo proprio immersi nella settimana del trading, vorrei che tu ci raccontassi senza la R, con la parola trading ormai metto la R ovunque, una tecnica di cui tu hai già parlato in altre occasioni, ma che ritieni ovviamente molto interessante, che è lo spread trading, e mi piacerebbe che tu spiegassi cos'è e come si utilizza, cioè di cosa si tratta, così almeno diamo delle indicazioni operative. E so anche che tu terrai proprio un corso su questa tecnica, sbaglio? Sì, assolutamente sì, è una tecnica su cui faccio, non ogni anno in verità, ma costruisco delle aule di specializzazione. L'ultima è stata, se non ricordo male, 3 anni fa. Mi accingo a rifare un'aula, la chiamiamo Academy, ma giusto per dargli, fra virgolette, un tono di importanza che giustamente merita su questa straordinaria tecnica operativa. Lo faremo a settembre a Rimini, 3 giorni dal 26 al 29 settembre, di full immersion nello spread trading. Va detto subito, Manuela, mi hai fatto una domanda all'inizio e mi hai chiesto quali sono le due variabili che ritengo più Sì. importanti nel far trading. Le confermo, cioè l'accortezza dello stop loss e l'utilizzo di un trading semplice, supporti, resistenze, pullback e divergenze. Lo spread trading non è un qualcosa che vada fra virgolette, in conflitto o in integrazione, è un'integrazione di queste due macrostrutture su cui sono molto ferreo, perché è una pratica di intervento sul mercato. Colui che si accinge a fare spread deve immaginare come se sulla tua sua tastiera, fino ad oggi ci sono solo due pulsanti, buy o sell, buy se vuoi andare long, sell se vuoi andare short. Da oggi ce n'è un terzo che si chiama spread trading. Spread trading è un modo alternativo a quello tradizionale di posizionarsi sul mercato. Qual è la cosa straordinaria di questa tecnica? Che crea un posizionamento cosiddetto market neutral, cioè andiamo ad effettuare le stesse operazioni che banalmente faremmo fino ad oggi, quindi senza conoscere lo spread trading. Ma grazie allo spread trading lo andiamo a fare andando sostanzialmente ad abbattere quasi completamente la volatilità e quindi la rischiosità delle operazioni stesse. Quindi è Ok. un modo di posizionarsi sul mercato molto ma molto meno rischioso dell'abituale, ragion per cui, per quanto sia una tecnica abbastanza complessa e che quindi merita, come ti dicevo, di questi approfondimenti, di questa full immersion che faremo a Rimini a settembre, dall'altro lato è una tecnica adattissima a chi approccia il trading alle prime armi, a chi non riesce a controllare il rischio, a chi ha paura del rischio. Ecco, in questi casi lo spread trading è sicuramente il modo in cui consiglierei a tutti di operare. È una tecnica particolare, è una tecnica che va studiata per bene, ma quando si è in possesso della stessa, onestamente è il modo con cui consiglierei a tutti di intervenire sempre sul mercato, non più col buy or sell, ma con lo spread trading, che sostanzialmente poi che cos'è? È la nascita in tempo reale di due operazioni di segno opposto Sì. fra due strumenti finanziari molto correlati. Un esempio pratico, Emanuela, oggi vuoi comprare Unicredit, ma vuoi assicurarti allorquando la tua ipotesi di Unicredit che sale fosse sbagliata. In questo caso vai a coprirti vendendo Intesa San Paolo. Sono praticamente due cloni o quasi l'uno dell'altro, sono molto correlati e quindi lo spreadatore dove guadagna? Guadagna dal differenziale della somma algebrica degli utili che fa sul titolo A che ha comprato e delle perdite che ha realizzato sul titolo B che ha venduto perché è la sua assicurazione. Quindi fa micro guadagni, ma li fa in assenza di volatilità, con una riduzione straordinaria del rischio e con una bella continuità. È una tecnica fantastica, io ogni volta imparo qualcosa nello spiegarla agli altri perché Certo. evidentemente il mio
le mie conoscenze si arricchiscono ogni volta man mano che ne parlo, e devo dire che poi chi approccia lo spread trading non parla di altro, e poi diventano veramente dei nerds quasi, cioè una nicchia di persone che sono rimaste colpite e affascinate da questo approccio al mercato. Ripeto, la cosa più importante, Manuela, da sottolineare è l'abbattimento violentissimo della rischiosità delle operazioni, No, e quindi certo. adattissimo anche a chi ha un approccio alle prime. Ti faccio però una domanda molto molto basica, Pietro, perdonami, però insomma credo che sia utile proprio per capire. Appunto, allora viene molto ridotto il rischio, quindi quando si opera, questo è interessantissimo soprattutto per chi inizia a far trading, ma poi in generale insomma bisogna saper ridurre il rischio, altrimenti insomma i danni possono essere veramente elevati. Ma di solito ovviamente c'è il famoso, no, rapporto rischio-rendimento, cioè più si rischia più quello che noi facciamo rende, viceversa. In questo caso il rendimento, insomma, nelle operazioni è com'è? Cioè, ripeto, domanda molto basica, anche un No, po'. no, Ecco, però penso no, no, che bella domanda. interessi chi vuole fare trading. Allora, caratteristica numero uno, abbattere il rischio e la volatilità. Questo è il fattore per cui si approccia allo spread. Poi, Emanuele, evidentemente nell'approcciare allo spread ci sono delle specializzazioni. Io, come sempre, ho dato del mio a questo tipo di approccio. Non ho inventato io lo spread trading, io l'ho elaborato. E quindi ho creato lo spread trading, se vogliamo, all'apacello, il cosiddetto spread trading attivo. In questo caso manteniamo un abbattimento elevato del concetto di rischio e di volatilità, ma salvaguardiamo in buona parte anche la capacità di fare performance. Cioè, qual è il problema dello spread trading? Evidentemente, come tu hai sottolineato, se abbatto il rischio, abbatto anche il rendimento. È una coperta, è quella lì. Però ci sono delle tecniche attive, non passive, di posizionamento di spread trading che permettono di squilibrare questa dinamica, quindi di mantenere un'elevata protezione barra abbattimento del rischio, ma anche un'elevata propensione a realizzare guadagni. Purtroppo io non riesco a sintetizzarla evidentemente in pochi Beh, minuti, ma la certo. domanda è più che pertinente. Quello che voglio insegnare alle persone è come, il che, ripeto, apparentemente non sarebbe possibile, si può lavorare in un contesto di bassissima rischiosità o quasi annullarla, pur in presenza di una propensione al guadagno molto elevata. Quello è il mio, quello è quello che riesco a spiegare. Peraltro abbiamo costruito dei software di rilevazione delle dinamiche che ci potrebbe intercettare di grandissima qualità. Quindi è un lavoro davvero molto, ma molto consistente. Bisogna viverlo per comprenderlo. Purtroppo, non volerlo fare, non è facilmente sintetizzabile. Basti pensare che io dedicherò 3 puntate preventive in webinar di 4 ore cada una, quindi faccio le prime 12 di ore di lezione in webinar da casa a chi parteciperà, perché così la parte teorica me la tiro via. Dopodiché facciamo 3 giorni intero, mattina e pomeriggio, in full immersion a Rimini sulle tecniche operative, quindi dalla teoria si Certo. passa alla pratica. Questo lascia capire quanto la tecnica sia straordinaria, ma anche complessa e quindi difficilmente sintetizzabile. Certo, beh, allora io mi prenoto per Rimini se sei d'accordo, poi non so Guarda, se. Manuela, te lo volevo chiedere, io non so se con i vostri impegni avrai la possibilità, ma a noi farebbe davvero tantissimo piacere averti nostra ospite, qualora tu volessi essere presente all'evento. Allora ti Peraltro ringrazio. hai la straordinaria Riviera Romagnola che ti permetterebbe di portare avanti la tua cura per il tuo corpo, nel senso ginnastica e L'attività fisica, quant'altro. lo so, la mia L'attività fisica per fissazione. te è fondamentale, lo so, lo sappiamo, lì evidentemente avrai la possibilità di sfruttare questa riviera straordinaria. Allora, facciamo così. Io ovviamente, siccome non so cosa farò domani, Pietro, non so, io lo segno in agenda però e davvero se riesco, perché sarebbe interessante comprendere, insomma, al di là della Riviera Romagnola che da sfondo è perfetta, però insomma, queste tecniche che possono aiutare poi a comprendere meglio anche i mercati, insomma, tutti i Ah, ho giorni. accennato anche alla parte, fra virgolette, ludica, fra No, virgolette. vabbè, ma guarda. Abbiamo fatto questo evento l'ultima volta, l'ho fatto a Malta, sono venuto in aereo per una settimana, quasi 40 persone a Malta, e beh, non ti nascondo che sono state giornate molto faticose, ma la sera abbiamo potuto davvero divertirci e conoscerci, quindi si va anche un po' oltre la parte teorica e si diventa poi un bel gruppo di persone che condividono una passione, perché poi le
diciamo la verità, il trading, che sia spread o meno, è passione. Siamo tutti dei drogati di trading. Trovarsi quindi a cena, a pranzo, a colazione, si finisce col parlare sempre di stesse cose, ma anche questo vuol dire crescere, perché evidentemente sono 34 anni che faccio questo lavoro, forse Ecco. così nei qualche tips and tricks riesco anche a trasferirlo durante la bevuta di un caffè. Ottimo, assolutamente. Poi se ci sarò io vi farò un po' correre la mattina, così almeno vi impegnate anche sul fisico, non solo sulla mente, sul tè. Così poi operate meglio, perché insomma poi c'è il discorso del mens sana in corpore sano, insomma, quindi lo sappiamo. Detto questo, insomma, ti seguiremo sui tuoi canali, così poi darai tutti i riferimenti, ma poi ci torneremo anche noi durante le dirette. Senti Pietro, tra virgolette, chiudiamo questo intervento in bellezza con alcuni messaggi che vado a leggerti, che sono arrivati anche sulla base di quello che tu stavi raccontando un po', sui segreti del trading. Allora, questo amico scrive, mi chiede come sto. Io sto molto bene, soprattutto visto che stiamo parlando di trading week. È vero che lo stop loss, dice, è una delle cose fondamentali, però non viene mai spiegato come usarlo correttamente. Esempio, metto lo stop, lo prende e poi parte al rialzo. Psicologicamente è devastante e molti poi per paura non lo mettono. Cosa rispondi a questo amico, Pietro? No, ma questo è proprio il rovescio della medaglia. Molte persone non hanno, cioè si parla genericamente di stop loss, perché lo stop loss nella disciplina del trading evidentemente è un qualcosa di molto conosciuto, però poi non si sa come applicarlo. Lo stop loss non va applicato in forma meramente economica, è sbagliato. Lo stop loss è quel livello di prezzo al di sopra o al di sotto del quale il presupposto su cui siete intervenuti viene meno. Non si stoppa un'operazione perché sto perdendo 50 euro o 500. Si deve fare in modo che lo stop loss economico e grafico siano compatibili. Quindi io ad esempio posso condividere lo schermo, Manuela, mi Sì, permetti? certo, assolutamente, Pietro. Se ad esempio volessimo posizionarci in questo momento sul nostro indice azionario italiano, allorquando io andassi a comprare Milano perché tocca la base inferiore di questo canale, quindi teoricamente area 24,9, beh, lo stop deve essere al di sotto di quell'area. Io sto comprando perché ritengo che Milano si manterrà al di sopra di questo livello. Allorquando questo livello viene violato, ho sbagliato previsione e mi devo tirar fuori. La difficoltà, soprattutto per i neofiti, sta nel comprendere che questo stop loss non può essere solo monetario. Non si può dire perdo 100 euro e mi tiro fuori. Lo stop loss deve essere anche logico, cioè mi tiro fuori da un'operazione perché l'ho sbagliata, ma abbiate la pazienza di aspettare che l'operazione sia sbagliata e non Certo. anticipate il concetto di errore perché vi rifate solo alla variabile economica. Quello è uno degli errori più diffusi. Molte persone stoppano in termini economici operazioni che sono ancora corrette. Magari hanno sbagliato il timing, sono entrate troppo presto, ma il presupposto non è venuto meno. Dovete stoppare inderogabilmente quando il presupposto d'ingresso su cui siete entrati è venuto meno. Mai prima. Ok, allora Pietro, resta pure se vuoi sulla tua piattaforma. STM, un amico scrive che l'ha, insomma, lo vede un po' irriconoscibile, l'ha visto un po' irriconoscibile nel trimestre e dice forse la trimestrale del 29 luglio chiarirà e poi specifica le mie vendute, soprattutto le azioni tra 31,50 e 31,80, per le residue aspetterei 32,20 e 40. E appunto dice, non lo so, è un po' scettico perché dice che non riconosce più STM. Come lo vedi tu? Ma non sono d'accordo, mi sembra un grafico onestamente molto pulito. Qui ritorniamo poi al concetto. Guardate questa bella area statica di supporto, quindi tre minimi perfettamente allineati, quindi supporto statico in zona 28 e qualcosa. Una grande area di resistenza dinamica. Poi cosa abbiamo detto in apertura? Che negli Stati Uniti è abbastanza palese il fatto che si sta vendendo non tecnologia, quindi Dow Jones, e si sta comprando Nasdaq. Beh, Milano ha un solo titolo pseudo tecnologico ed è proprio STM. Ed infatti, nella moria degli ultimi giorni, in cui comunque le azioni italiane non hanno fatto grandi performance, STM ha breccato addirittura al rialzo ed è in accelerazione. Quindi, per quanto mi riguarda, in questo momento STM abbandona questa grande fase di wedge di congestione, rompe al rialzo. Mi aspetto possa puntare verso zona 33,75-33,80, dove si è fermato già due volte nel passato, ma è uno dei pochi titoli italiani che nelle ultime ore ha dato un segnale in controtendenza su tutto il resto e ha dato un buy long abbastanza evidente. Poi,
Il futuro, ripeto, non lo conosciamo, però se dovessi appunto parlare di stop loss e se io ho appena detto che scatta un buy long alla rottura di questa resistenza, beh, è ovvio quando dovrei stoppare l'operazione, allorquando i prezzi dovessero rientrare al di sotto della resistenza. Prima non dovrei Certo, stopparla mai. assolutamente. Andiamo a fare velocemente BPM che è chiesto da Fabrizio Pietro e poi ti saluto. Volentieri, BPM. Così vediamo anche un bancario, appunto, visto che ne abbiamo parlato prima. Allora, Bami, lo metto anch'io così ti seguo mentre anche tu analizzi. In questo momento è a 2,66 meno Eccolo qua, cosa 0,49. vedo su BPM? Vedo una fascia di supporti dinamici di differente angolazione, evidentemente il primo già breccato in tempi non sospetti, da cui è partita questa fase di decelerazione, di direi legittime prese di beneficio. Ce n'è un secondo in arrivo, in area 2,63-2,64 ed è oramai prossimo, è teoricamente una buy zone, cioè se credete che il titolo salga ancora, questo è un livello in cui entrate con uno stop strettissimo. È un potenziale rendimento interessante. C'è poi un supporto più strutturato e a mio parere un po' più interessante, dove magari mi posizionerò anche io, che è in zona 2,50. Quindi il primo è andato, il secondo è in arrivo, fra virgolette, nelle prossime ore, manca pochissimo, come vedete, ma è il terzo, quello che secondo me ha maggiore appeal, ed è quello su cui probabilmente ragionerò anche io, che è in zona 2,50. 2,50 per me è una chiamata longa, la merita. E anche in questo caso lo stop andrebbe piazzato sotto, qualora la chiamata fosse sbagliata. Perfetto, allora grazie Pietro Pacello, togli la condivisione così ti salutiamo. Vis-à-vis, stavano arrivando altre domande, ma insomma poi le dirotto come sempre sul tuo canale diretto, insomma ti seguiamo così i nostri telespettatori possono comunicare con te, che sei sempre operativo, appunto, non solo nella settimana del trading. Grazie per la collaborazione, ci sentiamo la settimana prossima. Sono io che ringrazio voi e ti rinnovo l'invito per settembre 2021, Spread Trading Academy Rimini, 26 lezioni. Lo segno assolutamente, non ti preoccupare, poi lo ricorderemo. Grazie, grazie davvero a Pietro Pacello, buona giornata. Grazie a voi, grazie alle fonti. Grazie.